di fermarsi perché volevo sviluppare alcuni concetti che vi ha trasmesso in questo suo intervento che ho apprezzato e anche magari coinvolgere il Presidente Lodito, visto che abbiamo due dirigenti importanti. Ossia, molto spesso però ci sono dei procuratori che addirittura svolgono il ruolo di direttori sportivi, nel senso che c'è una società, o meglio ancora un presidente di una società di calcio che si fida così tanto di un certo procuratore, tanto da affidargli la campagna acquisti dove il direttore sportivo è soltanto il supporto, come posso dire, amministrativo per certe operazioni. A volte succede anche questo, secondo te? Allora, finché lo fanno i presidenti, visto che comunque la responsabilità economica della società è la loro, finché lo fanno i presidenti io posso anche starci. Il brutto è quando lo fanno i dirigenti, perché significa che quel giocatore A sistematicamente alla società va a costare di più, perché se io che prendo uno stipendio non faccio il mio lavoro e pretendo che lo facciano gli altri non lo fanno gratis, e quindi è chiaro che se la loro procura magari può essere questa del 5% lordo, vanno ad incrementarla, perché dicono, parliamoci chiari, a me mi avete fatto una telefonata, devo andare a parlare io con la società, devo convincere io il giocatore, devo trovare io il sistema per farlo venire, se permettete sono io anche che devo prendere la più grossa fetta. Quindi questa parte negativa della figura del procuratore purtroppo l'abbiamo creata noi dirigenti. Alcuni dirigenti, certo. Però no. E non è il caso del Presidente Lodito, che no, però chiaro, può spiegarci se questo fenomeno esiste. Ma non è solo lei. Il problema economico, vedete, è un problema di sudditanza, che è un'altra cosa, perché a casa propria deve comandare chi comanda, che ossia chi ha le redini e la gestione della società. Non può essere condizionato da comportamenti esterni, e quindi bisogna che i ruoli siano chiari: il direttore sportivo deve fare il direttore sportivo, il presidente deve fare il presidente, l'allenatore deve fare l'allenatore. Il procuratore deve stare fuori del pericolo della società, supporta il giocatore nella sottoscrizione del contratto, non si sostituisce né alla società come avviene in tante società, né al direttore sportivo, perché altrimenti c'è una distorsione dei ruoli anche all'interno poi dell'organico, nel senso che nel momento in cui un giocatore è assistito da un procuratore che ha un potere contrattuale all'interno della società forte, va a condizionare anche l'impiego del giocatore, e quindi questo non è possibile. Quindi, cioè, io perlomeno nella mia esperienza imprenditoriale mi sono sempre assunto le responsabilità delle scelte nei confronti anche del direttore sportivo, il presidente fa il presidente. Nella mia società firmo solo io, non c'ho deleghe nessuno. Quindi il direttore sportivo propone e io decido se è giusto o è sbagliato. Non è che i miei colleghi purtroppo danno le deleghe in bianco, firmo, infatti poi si trovano le squadre fatte in una certa maniera, queste sono scelte imprenditoriali. Quando ho preso la Lazio c'avevo 84 milioni di ricavi e 86 milioni di perdite e 550 milioni di debiti. Forse fra qualche giorno vedrete un risultato strabiliante nella semestrale. Quindi voglio dire, sono scelte strategiche, la strategia la deve fare la società, fermo restando che uno si deve avere. Io tratto i procuratori come i taxi, paghi la corsa e vai, e via, se ti servono. Non è che diventa ostaggio dei giocatori o ostaggio dei procuratori, lo stesso vale anche per i giocatori. Come dire, se ci vuoi stare, ci stai, queste sono le regole da casa. Se accetti le regole, bene, se no puoi pure andare. Tanto, guardate, per la mia esperienza, tutto mancano meno che i giocatori, dietro quanti vuoi. Quello che mancano sono i presidenti, sia perché devono avere le risorse da mettere, e non tutti sono in grado di farlo, perché adesso purtroppo abbiamo imbarcato nella categoria una serie di soggetti che vengono a fare i prenditori, non gli imprenditori, e soprattutto perché penso che il giocatore, nel momento in cui vede una società organizzata che ha delle regole, si adegua alle regole, e se non si vuole adeguare, come avviene in una famiglia, questa è la porta, se ne va, se ne va fuori. E io dico, tu, c'è quel famoso detto, l'erba del vicino è sempre più verde. Io ho constatato sulla mia esperienza che ho sempre dei cavalli di ritorno al quale ho chiuso la porta, tanti cavalli di ritorno, perché poi si sono resi conto che è meglio dire una brutta verità che una bella bugia. Nella vera è una regola, tu gli dici le cose come stanno,
Se da noi non ci sono grossi emolumenti, però c'è un rapporto familiare, quello che diceva Zaretto, l'aspetto umano. Quello che manca è il buon senso da parte delle persone. Cioè, io penso sempre che il rapporto deve essere un rapporto simbiotico dal punto di vista biologico, e la simbiosi porta alla crescita di entrambe le categorie o delle più categorie. Se c'è un rapporto parassitario, uno dei due muore, e questo non va bene, perché le società devono avere intanto un equilibrio economico finanziario che ad oggi ancora parecchie non hanno, e questo è un dato incontrovertibile, e quindi è alla base di tutto. Se tu giustamente il direttore diceva, io mi auguro di lasciare poi una società che, come dire, si autofinanzi, no? Si abbia la consistenza, l'autoconsistenza di poter proseguire il percorso, perché non è pensabile che ci sia sempre, come dire, il supporto, il bocca a porto che sempre ogni giorno dà iniezioni di soldi, anche perché queste condizioni economiche il paese non le consente più, le aziende che reggevano non hanno più quei guadagni che consentivano di poter, come dire, attraverso i consolidati fiscali magari impiegare grosse risorse, e quindi la gente deve imparare a produrre risultati all'interno della propria azienda. E secondo me il calcio, contrariamente a quello che possano pensare, è stato mal gestito, è un'attività che può rendere e produrre risorse, occupazione, posti di lavoro, specializzazione, formare, eccetera, e soprattutto educare i giovani rispetto dei valori dello sport, che sono i valori fondanti della società civile, perché il campione non è solo quello che fa il gesto atletico sul campo, e deve essere esempio nella vita, nei comportamenti, negli atteggiamenti. E vedere se viene meno questo aspetto, viene meno anche l'aspetto della valenza sociale, quello che diceva Canovi, no? Il valore è il valore sociale anche del calcio. Se noi perdiamo questo spirito, questa razza, questa finalità, noi facciamo soltanto i commercianti, e come dire, come tutte le attività, invece commerciamo in giocatori, invece commerciare in altre attività è la stessa cosa. Io penso che poi alla fine un processo di fidelizzazione legato a dei principi che sono fondamentali, io posi di diktat, no? Ricorderete, dei prerogative per venire a Lazio erano chiaramente la potenzialità atletica agonistica, la moralità e la compatibilità economico-finanziaria. E qui c'è un'altra filosofia in alcuni contesti, che bisogna vincere a qualsiasi cosa, a qualsiasi mezzo, in qualsiasi maniera, e purtroppo questo ha distorto anche gli impieghi, i comportamenti dei dirigenti, dei presidenti, dei governatori, delle cose. L'ho detto prima, questi vengono, cioè, allora lo porto, nel caso mio, alla Roma, e porta alla Roma, che problema c'è? E poi i fatti si vedono, no? E allora il dato qual è? Secondo me, che noi dobbiamo, come diceva Zaretto, mantenere il buon senso. Il buon senso, mantenere il buon senso. Se noi abbiamo il buon senso nei rapporti, riusciamo a salvaguardare anche quel patrimonio, che non è solo un patrimonio materiale, è immateriale, ma vale più tutto il resto, cioè l'insegnamento che noi diamo all'esterno, l'esempio che noi diamo all'esterno, e soprattutto anche il valore, come dire, di una società che può crescere, che è in crescita. Io vedo Gianni Chetta qui, sa, io quando vesi la Lazio, si ricorderà con che condizioni stavamo e che condizioni sta oggi. Significa che un progetto, se uno ha una visione strategica, lo può realizzare nel calcio, con logiche che sono logiche non utilitaristiche, logiche di sistema, logiche di impresa, che possono dare anche dei grandi profitti, dei grandi risultati economici, purché vengano impiegati nel sistema stesso. Noi dobbiamo combattere coloro che usano il sistema per trarne dei vantaggi personali e lo svuotano delle risorse e chiaramente lo portano fuori dal sistema. Questo secondo me è l'intento nostro. Ecco, per qui ci sono argomenti da sviluppare che sono che destano attenzione e interesse. Per esempio, e qui vorrei coinvolgere i procuratori partendo da Alessandro Canovi, il procuratore deve avere anche una funzione, come posso dire, educatrice nei confronti del calciatore? Secondo voi questo è un compito che sentite di avere? Ma più che altro deve essere un rapporto di complicità, poi dipende quello che... poi sono le due persone che... Spesso si tratta di ragazzi di 16, cominciate a prenderli a 16, 17 anni. Però ritorno a quello che stavano dicendo prima, dipende quali sono le regole del gioco. Dipende quali sono le regole del gioco. Se il gioco è... io vengo con te perché così ho il contratto, è chiaro che le regole del gioco già sono devianti.
Cioè, se il provatore viene visto come un male necessario per arrivare a prendere un contratto, è chiaro che già il rapporto è deviato, già il rapporto non ha regole, ha solamente una convenienza. Che per carità, la convenienza ci deve essere, ma deve essere, come dicevo prima, regolata, regolamentata. Cioè, è chiaro che dipende da chi posso far arrivare a essere il tuo procuratore. Io non voglio mettere un limite, non sono neanche in grado, non voglio consigliare di mettere limiti all'accesso alla categoria, ma sì un controllo, sì a dire che qualità hai per essere un procuratore. Allora, se è amico di, allora va bene? Sì, ma per che cosa? Allora è solo un fattore economico, che poi è l'oggetto del nostro lavoro. È chiaro che noi abbiamo ragione di essere nel difendere gli interessi economici di un giocatore, ma secondo quali regole? E quello sono d'accordo, bisogna avere delle regole, e quello che ci manca, che ci è mancato, che adesso speriamo di creare, vedo che siamo tutti d'accordo, quindi abbiamo tutte queste, mettere delle regole per affinché il nostro apporto sia sano. Poi insomma le persone, è inutile dire che si può generalizzare, però perlomeno fare delle regole generali. Quindi rispondendo alla tua domanda, Guido, è chiaro che dipende da che cosa siamo visti, allora, sul giovane. Molto spesso, senza essere ipocriti, sia nei nostri tempi, ma sia prima, sia adesso, il procuratore giovane, il giovane giocatore sa che deve prendere quel procuratore perché sa che nel club non è visto tanto male. Allora sì, mi può fare avere un contratto di un certo tipo. Allora mi riprendo al discorso del dottor, che diceva giustamente sono i dirigenti, cioè dipende di che cosa è. Se poi il dirigente, anche se è un procuratore, che è chiaro che quello devia la problematica, e quindi non c'è né avvocati né procuratori, non è inutile neanche creare delle regole. È chiaro che quella è la situazione, che poi negli anni 90, fine anni 2000 c'era, ed era anche esplicita, quando c'erano delle squadre che avevano i dirigenti stessi che erano i procuratori. Però è chiaro che era un momento economico diverso, era un momento economico dove il calcio italiano comandava, adesso no. A livello economico eravamo a livello d'Inghilterra, erano le squadre italiane, erano coloro che compravano i migliori giocatori del mondo. Adesso non è così, quindi dobbiamo creare un modello nella quale noi chiediamo che noi, anche noi procuratori, siamo visti come un elemento positivo, non il male necessario. E quello solo grazie a un regolamento, a un controllo, ripeto, non per fare fuori chi non è, fare una casta. No, è per creare un qualcosa che dice tu hai certi titoli, hai certe capacità, puoi farlo. Quindi è aperto a tutti. Però, mio Dio, controlliamo chi arriva. Perché a un certo punto è inutile che ci giriamo intorno. Negli ultimi 10 anni, se vi racconto i miei colleghi, che poi chiamarli colleghi per me è dura, però insomma, mi sono stati degli esempi che insomma, possiamo parlarne fino a per tempi, no? Per dare la parola all'avvocato Baldacci, che introduce il prossimo relatore, io vorrei chiedere all'avvocato Baldacci se secondo lui è possibile ipotizzare un codice deontologico anche per i procuratori, così come per gli avvocati o per i giornalisti. Allora, sicuramente sì, e sarebbe anche probabilmente necessario. In realtà mi viene un po' da ridere, io sono avvocato, ma soprattutto vengo da famiglia di avvocati, il mio dominus è stato mio padre. E quando ha iniziato lui non c'era il codice deontologico degli avvocati e lui, come tanti avvocati della sua età, si chiedeva il perché dover inserire un codice deontologico. Dovrebbe essere un qualche cosa che è già insito all'interno della persona, il buon senso, le regole, il rispetto, la moralità. Però purtroppo la società di oggi ci porta a dire che sì, che è necessario, che va regolamentato, perché purtroppo se no si vedono tante situazioni che poi non sono così piacevoli, no? Da osservare e men che meno da vivere. Riprendendo il discorso